Senta, io so che in buona fede c'è gente che si pone questa domanda. E io a queste persone rispondo, sarebbe un governo immobile, sarebbe una politica e apparirebbe come tale una politica che finirebbe su una zattera sempre più piccola in un mare molto agitato. A Berlusconi e al PDL, ai quali attribuisco, me lo si lasci dire, un po' meno di buona fede, vorrei ricordare che abbiamo già un'esperienza noi alle spalle, no? Governo Monti. Abbiamo visto su punti delicatissimi, dal lavoro, la corruzione, giustizia, eccetera, l'impasse. E abbiamo visto anche che il governo è stato lasciato quando faceva comodo, pochi mesi dalle elezioni. E c'è una questione anche quindi di affidabilità, e non la nego, c'è una questione di affidabilità. Perché io ho sentito farmi questa proposta praticamente nello stesso pagina su cui c'è scritto che eravamo dei golpisti. Come si può dare credibilità a un governo in una situazione del genere? Credo che sia utile rammentare quel che disse lo stesso Presidente della Repubblica all'inizio, quando mi diede, diciamo, questo preincarico, e cioè registrare una grave difficoltà a rendere credibile un'azione di governo fra noi e la PDL. Una grave difficoltà. E questa è la valutazione che ha fatto anche la nostra direzione. Infine aggiungo però che la mia è una valutazione politica in nome dell'Italia. Non è nessuna, non so come dire, a volte sento girare la parola non riconoscimento, ma di cosa si sta parlando? Dici, ho sentito nei vari luoghi, dice, non voglio incontrare Berlusconi. Certo, non lo voglio incontrare Arcore o Palazzo Grazioli, ma nelle sedi istituzionali io sono prontissimo. Fosse venuto quando ho fatto le consultazioni, sarei stato contento io. Non ho questo problema. Sto parlando dell'Italia. Se non diamo un segnale di credibilità, di governabilità e cambiamento, noi fra 6 mesi siamo in guai maggiori. Anche riflettendo un po' sull'esperienza che abbiamo alle spalle, io non credo che un governo Monti senza Monti possa essere la risposta in questo momento.